Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi preparerò dei saccottini al cioccolato con un impasto soffice e leggero. Vediamo gli ingredienti. Nella planetaria versiamo 500 g di farina, 150 g di zucchero, una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolci, 4 cucchiai di olio di semi. Cominciamo ad impastare e aggiungiamo 150 ml di acqua. Lavoriamo il tutto per una decina di minuti, fino ad ottenere un impasto ben elastico ed omogeneo. Ci accorgeremo che l'impasto è pronto quando si stacca dalle pareti della planetaria ed inizia ad avvolgersi intorno al ghiaccio. In questo modo l'impasto è ben incordato. Ora lasciamo riposare l'impasto per una decina di minuti e nel frattempo togliamo 100 g di burro e aggiungiamo 4 cucchiai di farina e mescoliamo, ottenendo una pastella abbastanza densa. Ora riprendiamo l'impasto e andiamo a lavorarlo sulla spianatoia. Cospargiamo la spianatoia con della farina e stendiamo l'impasto con il mattarello con uno spessore di 4 mm, 4-5 mm. Dopo aver tirato l'impasto, stendiamo il burro sfuso che abbiamo mescolato insieme alla farina. Dopodiché andiamo a richiudere l'impasto e poi nuovamente andiamo a ristendere l'impasto con il mattarello a uno spessore di 3-4 mm, cercando di ottenere un impasto regolare, una forma rettangolare, quadrata, come preferite. Andiamo a dividere l'impasto a strisce con una larghezza di circa 8-10 cm. E andiamo a farcire con il nostro cioccolato fondente al latte, quello che preferite. Una volta preparato tutti i saccottini, le disponete su una teglia ricoperta da carta da forno e le mettete nel forno spento con la luce accesa per almeno un'ora. Dopodiché le andrete a riprendere e spennellate con del latte o dell'uovo e le cuocete a forno caldo a 180 gradi per 30-35 minuti. E voilà, ed ecco voi appena sfornate. Non sono deliziose? Soffici, leggere e fragranti, golose, ma soprattutto buonissime, con all'interno un cioccolato che, guardate, che spettacolo, uno spettacolo. Grazie per aver visto il video. Se ti è piaciuta la ricetta, metti un like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale di cucina per visionare molte altre ricette e commentarle e condividerle nel web. Vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gian.